Dottoressa Isabel Finistorchi. Ci sono questi avanzamenti pazzeschi, trattamenti laser ambulatoriali, addirittura prima c'era solo la chirurgia. Adesso, per fortuna, esistono questi laser meravigliosi che sono in grado di trattare le regioni che vibrano senza chirurgia, quindi senza togliere niente, senza anestesia perché non è doloroso e nessun farmaco viene preso. Il mio motto, la cosa per cui io cerco di lottare è sempre la non invasività, partire sempre da cose non invasive, non dolorose, non rischiose per il paziente. Un 90% di pazienti che o riducono fortemente il rumore del russamento o Ecco. finiscono per smettere di russare. Quindi, insomma, E questo con il laser questo con il indolore. laser, assolutamente indolore. Quando il laser va a agire su pazienti con apnee, innanzitutto spariscono le apnee, perché creo più spazio, quindi non c'è più il momento ostruttivo. Successivamente diminuisce anche il russamento. Naturalmente saranno un numero di sedute laser maggiore, perché abbiamo 3 sedute per i russatori semplici, che appunto, ripeto, non sono né dolorose né invasive, durano un'oretta circa. Il paziente viene in studio e può andare a fare qualsiasi tipo di attività successivamente, e viceversa, se hanno apnea, sono 4-5 sedute. Il laser è straordinario perché funziona. È stato visto questo con statistiche alla mano, grazie appunto allo statistico dell'Università di Genova. Abbiamo visto che funziona sia nei perfettamente normopeso, sia nelle persone sovrappeso o anche obese, che la maggior parte dei miei pazienti sono o sovrappeso o obesi, quindi ho voluto io chiedere allo Testare. statistico di certo testare, è stato visto che funziona assolutamente nello stesso modo. Il choking è un Ecco. fenomeno orribile, il paziente si sente soffocato, è come se lo strangolassero tutte le notti perché sentono, poi hanno un incubo in quel momento, soffocano, si svegliano in preda al panico. Io 2 ore fa in studio avevo un paziente che mi ha scritto nero su bianco che lui aveva il terrore di Di andare a tornare. dormire perché soffocavano 9-10 volte a notte, quindi lui quasi non si coricava più. Fatti i laser, è sparito totalmente il fenomeno e questo sparisce praticamente in tutti. È una cosa fantastica. C'è tutta una presa in carico del paziente, abbiamo una squadra. È una squadra, Questa è la un'equipe. nostra squadra, il Medical Quality Team che ho fondato al mio studio, con specialisti, appunto, con questi tipi di specialisti che possono supportare il paziente.